ci dà un po' il senso di questo. Grazie Roberto. Allora, buongiorno da parte mia e da parte di tutta la mia amministrazione comunale. Per me è un piacere, un grande piacere avervi qui oggi e vi ringrazio anche per l'invito di questa mattina. Ci tengo a ringraziare chiaramente tutto lo staff organizzativo di questa Spring School che vi ha regalato comunque anche un po' di bianco ieri, quindi siete stati anche fortunati perché ad aprile non è facile vedere la neve. Ringrazio poi gli amici, Eric Pasqualon, collega sindaco di Carmignano, Andrea Bombonati, come sempre l'amico romano, da dove è partita con la telefonata anche questa giornata di oggi. Chiaramente ringrazio l'amico senatore Antonio De Poli perché dimostra come sempre di essere sul pezzo, di fare le cose per bene. E poi i miei colleghi sindaci, chiaramente da Mario Conte, che è anche il mio presidente come Anci Veneto, e i miei colleghi sindaci che ho conosciuto oggi qui a Gallio. Cosa dire? Io nel mio saluto pensavo di farvi un saluto istituzionale come si conviene di solito, però ogni tanto a me piace anche rompere le regole e, pensando a voi giovani, incrociando un po' i vostri sguardi, ho deciso di cambiare. E vorrei porvi una domanda. Voi perché oggi siete qui? Come mai avete scelto di fare questi 3 giorni oggi qui? E penso che ognuno di voi abbia più di una risposta, si dia più di una risposta. E magari molte risposte sono in comune denominatore. E io voglio pensare, visto la disaffezione alla politica a livello generale italiano, che voi giovani che siete qui oggi possiate essere gli antagonisti nel combattere quello che è il partito più politico, più grande d'Italia. È il partito del non voto, del astensionismo. E quindi grazie a voi giovani che ci mettete la faccia facendo i corsi, cercando di prendere consapevolezza e nozione della politica, vi affacciate appunto a controvertire questa inesorabile curva che va verso il non voto e verso l'astensionismo. È facile per i giovani dire: ma a me interessa la discoteca, interessa Macrillo, interessa fare le mie cose, lasciamo fare agli altri. Grazie invece a voi giovani che invece volete impegnarvi e fare qualcosa per il vostro paese, per il vostro futuro, per la vostra Italia. L'altro aspetto che mi permetto di segnare questo, voi giovani, come ho detto oggi sul giornale di Vicenza, con la vostra bella foto che ha fatto ieri Antonio qui fuori, il giornale di Vicenza oggi riporta: i giovani del millennium devono essere ascoltati. Io invece dico: no, noi non dobbiamo ascoltare i giovani. Voi dovete essere protagonisti delle scelte, farle quando non potete gestirle, ma voi dovete diventare i protagonisti delle scelte amministrative e politiche del vostro territorio. Quindi per voi essere qui oggi è come assumere almeno un briciolo di responsabilità per il vostro futuro, per il futuro delle vostre famiglie, dei vostri futuri figli, dei vicini. E spero vivamente che da questo corso vi possiate portare via, oltre che all'aria pura che avete respirato qui, anche un'iniezione di fiducia, di stimolo, non solo per la vostra ambizione, che non deve diventare un'ambizione sfrenata, perché a volte l'esagerare può essere dannoso per il proprio carattere, per il proprio modo di fare e anche per la propria carriera. Uno stimolo giusto alla vostra ambizione, che ci deve essere, guai se non ci fosse, ma uno stimolo anche, soprattutto, alla passione. Io vi posso dire una cosa: se siete alimentati in primis da una certa passione, non vi stancate a fare le cose, non vi stancate a lavorare 24 ore e soprattutto non vi stancherete ad essere a disposizione dei vostri cittadini, ma soprattutto di chi ha difficoltà, di chi fa fatica a tirare avanti, di chi ha bisogno. Quindi io di solito predico sempre l'umiltà. Perché? Perché chi si mette a disposizione deve ricordarsi da dove è arrivato. E qualche esempio ce l'abbiamo qui. Sono rimasti quelli che io ho sempre conosciuto e ho sempre sentito parlare. Se noi rimaniamo come loro, possiamo in qualche modo avere un briciolo di speranza, avere un briciolo di successo. Altrimenti rischiamo di cadere, e quando cadiamo dall'alto ci facciamo molto più male.
Quindi nel salutarvi, cari giovani e anche meno giovani, e ringrazio Pier per essere il sindaco di Cavarzere, ciao Pier, vi ringrazio per essere qui, spero come sindaco di Gallio di potervi ancora ospitare, e quindi da questo paese, dalla montagna dell'Altopiano, da questo meraviglioso territorio, portatevi a casa solo quello che è di positivo, potete portarvi a casa, ricordandovi appunto sempre da dove arrivate, chi siete, e sempre un occhio di attenzione alle persone che hanno bisogno di voi in futuro, perché solo così andrete a casa contenti e soddisfatti. Grazie ancora per essere qui, grazie a tutti voi e a presto. Allora, sindaco, ha toccato due punti fondamentali: la disaffezione per la politica, qui c'è chi la racconta la politica, chi la fa, chi si avvicina alla politica, chi comincia, insomma, io anche ieri abbiamo giocato sul termine boomer. Tra i boomer io spesso sento: no, ma io non vado a votare, no, ma che vado a fare, io rabbrividisco quando, insomma, mi si dice questo. E poi è toccato un punto fondamentale, ieri ci abbiamo, insomma, abbiamo parlato molto intorno a questo: la forza esplosiva, lo dicono i filosofi, non lo dico io, la forza esplosiva è alla vostra età. Questo è un paese che per moltissimo tempo ha messo i giovani a fare solo fotocopie senza sfruttare invece la vostra creatività, la vostra fantasia, e questa situazione qui, insomma, mi sembra che invece vada tutt'altra direzione, grazie al senatore De Poli. Grazie davvero. Grazie davvero. E ancora, siccome ieri abbiamo un po' giocato sul termine boomer in contrapposizione, ma poi non è vero, insomma, abbiamo capito che le nuove generazioni lavorano e collaborano invece con quelle un pochino più grandi, no? La fantasia e l'esperienza. Allora, Beatrice Biasi, a Giovani di Padova, vieni un po' qua, vieni qua. Allora, intanto io la conosco da ieri, ma ho già capito che è una gladiatrice, è una combattente, ma è vero. E allora, guarda, prendi quel microfono lì, poi magari dopo ti faccio la domanda. Ah, ok. Iniziamo bene. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Siamo quasi alla conclusione di questa prima scuola di formazione, che per me è lì che il senatore De Poli è stata una scommessa, perché ci siamo rimessi in gioco con i giovani. E non è semplice. In un momento in cui i giovani sono distanti dalla politica, e vi capisco, perché il mondo va veloce, ci mette davanti a grandi sfide, il Covid, una guerra lontana, ma non così lontana, ma anche a grandi opportunità, il PNRR, che è un vero e proprio piano Marshall, e all'innovazione tecnologica, alla transizione. Quindi in questo momento credo che la politica debba cambiare registro, debba rivolgersi a voi e avvicinarvi, perché siete, ovviamente siamo noi il futuro, mi ritengo ancora giovane. Scusate, sono anche un po' emozionata. Pensa a quello che abbiamo detto ieri. Lega di attenzione precedente e spira il paese. E in questo contesto la scuola di formazione ha un ruolo fondamentale, perché la politica deve dare soluzioni e risposte, ma per dare soluzioni i protagonisti devono essere sul pezzo ed essere preparati. Quindi abbiamo puntato molto su questa scuola di formazione, che è partita alla grande, direi. Allora, tre parole chiave che sintetizzano il lavoro che abbiamo fatto qui, ma un po' il pensiero un po' che tutti noi abbiamo espresso. Allora, tre parole chiave. Sicuramente conoscenza, perché è essenziale essere preparati, soprattutto se si è dei giovani amministratori è necessario conoscere le strutture amministrative nelle quali si va a lavorare, con le quali si va a collaborare. E anche nella comunicazione, come abbiamo visto ieri, bisogna essere preparati, bisogna sapere cosa dire ed essere anche convinti per poter trasmettere il proprio messaggio. E un'altra parola chiave, il confronto. Il confronto tra buona politica, cattiva politica, il confronto tra generazioni, che è importantissimo. Ieri abbiamo fatto un bellissimo esercizio con Roberto Inciocchi, abbiamo contrapposto dei boomer ai giovani, abbiamo visto le diverse reazioni su vari temi, è stato assolutamente interessante e ha dato modo di avere un sacco di spunti di discussione. E l'ultima parola chiave è sicuramente rete, che è una parola che continua a girarmi in testa in questi giorni, perché è fondamentale fare rete, non solo in politica, in tutti i campi. Ma qui rubo una citazione di Antonio De Poli,
che oggi ha ricordato le parole di De Gasperi: la politica è realizzare. Per realizzare non si può essere da soli, però è necessario fare rete. E in questo weekend ci siamo riusciti. Io ho osservato i ragazzi da venerdì sera ad oggi. Non si conoscevano, ma piano piano hanno iniziato a discutere, a confrontarsi, a parlare, anche a fare amicizia. Ed è stato veramente motivante per me, e mi ha dato una soddisfazione incredibile. Avrei visto anche questa risposta da parte voi, da parte vostra, quindi grazie. E tre parole chiare. grazie. Vorrei fare dei ringraziamenti ai ragazzi che hanno partecipato. Molti non ci conoscevano, non mi conoscevano, quindi li ho sentiti al telefono durante queste settimane, ci siamo visti qui. Eric, che mi ha accompagnato in questa organizzazione, e Simone, che ci ha supportato prima e anche qui. Bene, grazie Beatrice, grazie. Allora, ieri sulla comunicazione abbiamo detto un po' di cose, però adesso ascoltando Beatrice mi viene in mente questo. Poi ricordiamo sempre che è molto importante ciò che diciamo, chiaramente, e anche come lo diciamo, ma è ancora più importante come agli altri arriva il nostro messaggio. Questo è fondamentale, cioè guardare gli occhi degli altri, se stanno comprendendo esattamente quel che noi diciamo oppure no. E allora, se capiamo che quello non sta andando, dobbiamo cambiare registro. Insomma, questa è un'altra piccola legge della comunicazione. Senatore De Poli, io intanto ringrazio nuovamente Mario Conte, presidente. No, credo che chiedo scusa. Dov'è? Mi vede tu? Eccolo, Mario Conte, presidente Arci Veneto, sindaco di Treviso. Ben trovato, grazie. Allora, intanto comincio da te, senatore. Grazie, è stata un'esperienza bellissima e soprattutto un'esperienza. Posso dire una cosa? Tanto siamo tra noi. Questo tipo di esperienze di formazione politica, e cioè di aiutare i ragazzi a comprendere, a capire, a crescere, è un'esperienza che fa un po' paura alla politica, a parte te dico, e a qualcun altro, ma questo tipo di esperienza qui, alla politica alta, quella nazionale, fa un po' paura. Bella domanda, mi alzo così vedo tutti. Intanto grazie a tutti voi che siete qui questa mattina, che non è scontato. Intanto questa è la prima cosa, non è scontato, perché non è scontato che in questi giorni, non è stato scontato in questi giorni, ci sono stati più di 50, 60 ragazzi, giovani, chi la prima volta in assoluto che ha partecipato a qualcosa, a un corso di formazione politica, che non ha mai visto, eccetera, chi un giovane amministratore che sono avvicinati, che sono entrati in politica, in amministrazione, ma senza avere un percorso, perché attraverso il proprio comune hanno raggiunto questo obiettivo, chi invece, come gli amici sindaci e amministratori che sono qui, hanno anche un percorso politico di medio-lungo termine, e chi come noi invece viene da ieri, insomma, siamo appena arrivati, trovi, perché questo è Mario, no? Insomma, siamo tosati appena arrivati là. Ecco, però ecco, al di là di questo, grazie, perché nulla è scontato, soprattutto in politica, che non significa partito. Stamattina un amico mi chiedeva: ma perché hai fatto il corso di formazione per la politica e non hai messo un simbolo di un partito, di più partiti o di qualsiasi cosa? Perché io credo che oggi serva formare una classe dirigente, e la classe dirigente ha bisogno di essere formata, quindi i giovani hanno bisogno di essere formati, di farsi un percorso, di farsi una propria idea, un proprio progetto di percorso politico e non solo, al di là del colore di appartenenza di ognuno di noi, ma ci sono valori che appartengono a tutti, o comunque a un'area di pensiero, che sicuramente qui dentro difficilmente arriva dall'estrema sinistra o arriva dall'estrema destra, un'area di pensiero che è maggioranza valoriale e culturale di questo nostro paese. E se noi mettiamo i colori, corriamo il rischio di perdere lei, lui, eccetera.
Noi dobbiamo oggi più che mai, almeno questo è il mio pensiero, recuperare, come diceva prima Beatrice, recuperare la lontananza della politica, dell'amministrazione rispetto ai giovani. E vedete, amministrare un comune, qui oggi sono 7-8 sindaci, e dopo per caso Roberto, facciamo se mettiamo qui gli amministratori, appena sentito Mario, la Bernini tra poco si collega con noi, purtroppo ha avuto quell'influenza che tutti noi conosciamo e quindi non può essere presente, che speriamo che tra poco passi, credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali. Però ecco, il fatto di trovarsi, di ritrovarsi insieme, credo che sia uno degli aspetti fondamentali che noi abbiamo. Quindi oggi noi abbiamo più sindaci, per esempio, più amministratori, e abbiamo più giovani che sono qui la prima volta. Sarebbe bello alla fine di mettere i nostri leader, che sono i leader dei nostri comuni, perché i capi di ognuno di noi sono i nostri sindaci, perché noi a livello nazionale, a regionale possiamo scapparcela, eccetera, ma il sindaco, casa sua, fa fatica a scappare, perché tanto che viene fuori da casa, col vaso, e tenta di entrare in comune, io aspetta sotto la porta, e io becca. Allora, i giovani, chiedo, vorrei dire, lo scontro, l'incontro tra i giovani e la politica e l'amministratore, i nostri amministratori, credo che questo sia l'aspetto di congiunzione delle cose. Vedete, diceva prima sempre Beatrice, oggi è il 141esimo anniversario della morte di De Gasperi. De Gasperi. E ancora parliamo di De Gasperi. E per caso non ci ricordiamo chi era qui qualche un anno fa, 10 anni fa, 3 anni fa, 2 mesi fa. La differenza di uno statista e di quello che ha dato e quello che ha detto rispetto a un aspetto strettamente politico che guarda solo per caso l'aspetto elettorale. Il giorno dopo non c'è più. Dobbiamo cominciare a far crescere un pensiero che rimane, un pensiero che guarda in avanti, un pensiero che ci fa crescere, un pensiero che ci fa innamorare della politica. Perché la politica, amministrare il nostro comune, amministrare la nostra regione, la nostra provincia, il nostro Stato, significa far del bene e cercare di risolvere le problematiche dei nostri cittadini e guardare in avanti, guardare il futuro, far crescere la nostra nazione, pensare al domani come può essere, pensare al domani i nostri giovani dove andranno a studiare, cosa andranno a studiare, dove andranno a lavorare, come faranno famiglia, quali potranno essere i loro figli, quali potranno essere i nostri nipoti e avanti così. Se non pensiamo a questo, il nostro percorso sarà molto veloce, domani non si ricorderà più niente di nessuno. E un corso come questo, giornate come queste, sono state l'inizio, credo, per ognuno di noi. Io mi ricordo la prima volta, forse l'ho già raccontato, la prima volta io stavo andando con la borsa, la bicicletta, stavo andando a giocare a pallone, a fare l'allenamento classico. Ho trovato un mio amico, mi fa, no, devi venire con me stasera, dicendo, signore, non ci penso proprio. Tanto vieni, cioè, mi convince di andare a questa riunione. Ho trovato i giovani allora, adesso non più, ma i giovani allora che stavano girando in giro per fare, no, per dire, ma viene la formazione, la facevamo qui a Possagno, penso a te, più vicino sempre. Insomma, io sono andato, oggi sono qui, lui ha fatto l'ingegnere, l'imprenditore, eccetera, tutt'altra strada. Ma io mi sono innamorato della politica, ne sono ancora innamorato. Mi sono innamorato del mio comune. Eric, ho fatto il sindaco, tu lo sai bene. Ancora oggi sono lì che rompo le scatole al mio sindaco, all'amministratore, eccetera, che dobbiamo fare questo, eccetera. Sono innamorato della politica perché penso che ci possa dare un futuro, che ci possa ancora essere, al di là delle età. Allora, se un giovane si innamora di questo, si innamora di cosa può dare, si innamora che domani può risolvere un problema, che domani può dare delle risposte, può aiutare una persona per qualsiasi cosa essa sia, dall'impresa, alla sanità, alla costruzione, domani allo sport, alla scuola, qualsiasi cosa. La politica è questa, l'amministrazione è questa, è la bellezza delle cose, lo dico con un sorriso ma con il cuore. Mi hanno preparato tutt'altra cosa, ma io credo che oggi dobbiamo innamorarci. Il corso di formazione serve per capire, per comprendere,
per sapere le cose, come comunicare, infatti io sbaglio tutto perché io gestisco, faccio un casino, eccetera, eccetera, lui infatti mi dice non devi muoverti, ti straferma, ti stai colpito, devi respirare, non devi parlare. Tutta un'altra roba, solo un'altra cosa. Sì, siamo fatti dalla campagna, non mi so dire, però al di là delle battute, la politica, oggi bisogna innamorarsi della politica. I corsi come questi servono per avvicinare i giovani che per caso sono lontani, la vedono brutta, sporca. Ci sono tanti casi negativi, come in ogni parte, ma ci sono centinaia, migliaia di persone, di amministratori, soprattutto locali, consiglieri, assessori, sindaci, provinciali, regionali e anche parlamentari, che ci credono a questo rispetto a tutto il resto. Noi dobbiamo passare questo aspetto positivo, che è fondamentale. Se ci crediamo a questo, costruiamo una società che guarda in avanti e non solo negativa, come tante volte l'abbiamo vista in questi anni. Innamorarsi del proprio comune, innamorarsi della propria comunità, innamorarsi della propria regione, innamorarsi del proprio paese. Io credo che la politica sia tutto questo. E oggi, questi giorni saranno questi, saranno per capire, imparare, per stare insieme. Non siamo più abituati a stare insieme. Dal Covid a internet, fondamentale. No, ne parlavamo in macchina, Roberto. Oggi, domani, non saremo qui noi. Noi ci vedrete così, ci vedremo così, no. Ma non in trasparenza così. Ma non saremo noi. Ci sarà un'immagine che viene proiettata, ma sarà un'immagine tridimensionale, come che fosse vera. Oggi quel metaverso, multiverso, no, ormai siamo oltre a questo, ma senza il rapporto umano, senza poter toccarsi, senza poter sorridere o fare, o senza poter, come ieri sera nei momenti di libertà dopo aver fatto il corso, fare la relazione fra di noi, sia qui che durante il pranzo, la cena che dopo, e che siamo qui stamattina, non esisterebbe la società. Serve l'innovazione, serve la tecnologia, serve il futuro, Mario. Non c'è dubbio, senza di questo non c'è presenza. Ma senza di noi, fisicamente, concretamente, non può esistere una società. E la relazione che abbiamo fatto in questi due giorni fra di noi, averci conosciuto, aver scambiato opinioni, essere diventati, passatemi il termine, tra virgolette, amici. Amici, che è un termine enorme, bellissimo, essere diventate, io credo, amici, perché ci siamo conosciuti, quei nostri pregi e tanti difetti, soprattutto miei, che ognuno di noi dà, ma con i nostri pregi e con le nostre capacità, straordinario. Prima Beatrice, è la prima volta che parlo in pubblico, tra ieri e oggi. Non parlo di Erika, che è l'altro che ha organizzato tutto questo, perché è diventato sindaco 100 volte più bravo di me. Ma è giusto che sia così, per rispondere alla tua domanda. Chi non crede a questo, chi non fa crescere le generazioni, chi non allarga, vuol dire che ha paura di se stesso, che non ha la capacità. C'è uno più bravo, ben venga, il futuro è così, non possiamo pensare di essere solo noi. Solo così si cresce, solo così si guarda in avanti, solo con i nostri giovani che credono e entrano nella politica e credono nella politica, che non è solo partito, ma è una cosa grande, la polis è il futuro di ognuno di noi, delle nostre comunità, di ognuno di noi, delle nostre famiglie e di tutte le nostre generazioni. Senza di questo non si va da nessuna parte. Io credo che oggi abbiamo ripreso un grande percorso che per molti aspetti era stato interrotto, che nella storia si faceva normalmente, e io oggi voglio riprendere la storia sulle cose belle per guardare il futuro, e il futuro lo vedremo insieme, ma lo vedrete sicuramente voi. Grazie ancora. Grazie. Posso aggiungere una piccola cosa, una conferma di tutte le cose che diceva il senatore? Quando sono arrivato, insomma, bisogna fare un po' di cose prima di arrivare qui, eravamo a Padova, e il senatore mi ha detto: dobbiamo fare una cosa. E ho detto: ma insomma, dobbiamo arrivare qui, insomma, c'era un po' di... E cosa dobbiamo fare? Ti devo far vedere il mio comune. No, questa è una dimostrazione dell'amore, no? Dell'affetto, della partecipazione e poi della buona amministrazione. Peraltro vado al sindaco Conte, sintetizzo tutto così. C'era George Orwell, che non era proprio, insomma, un cretino, che gli
distingueva i politici in due fasce. La prima era quella che, diciamo, gli utopisti, quelli con la testa tra le nuvole. La seconda categoria per Orwell erano quelli che invece mettevano i piedi nel fango. È abbastanza chiaro, un amministratore, sindaco, da che parte deve stare. Buongiorno a tutti. È dura intervenire oggi, poi dopo l'intervento anche di De Poli, che ringrazio, perché quello che ha fatto oggi è secondo me qualcosa di straordinario, permettimi di dire questo, perché riuscire a coinvolgere i giovani in questo momento storico particolare, dove c'è anche un po' di disaffezione nei confronti della politica, ma solo di una certa politica, quella che fa notizia, perché purtroppo in Italia il negativo fa notizia, le cose positive molto meno, lo vediamo anche nei giovani, no? Si parla dei giovani quando fanno casino, ma non si parla dei giovani quando in realtà vengono qui a un corso di formazione politica. Però la politica è anche molto altro, è molto bella. Condivido tutto quello che ha detto Beatrice, se posso aggiungere un'altra parola chiave, è servizio. Nel senso che noi, e credo che chi fa il sindaco, e saluto tutti i miei colleghi straordinari, perché poi ho la fortuna immeritata di rappresentare i sindaci del Veneto, che sono 585 sindaci straordinari, e dico una cosa che dovrebbe essere banale in Italia, ma non lo è, cioè tutti i sindaci virtuosi, e dico, ma dovrebbe essere la normalità, e non è esattamente così, però qui in Veneto tutti i sindaci di tutti gli schieramenti sono persone per bene, bravi amministratori, gente che ama la comunità, gente che conosce il territorio e gente che sa amministrare il bene comune. E quindi noi siamo qui oggi a portare un'esperienza, non so se mi avete chiamato perché sono vecchio o perché sono giovane. Certo. 43 anni, come vengo definito? Sei giovane. No, perché poi nel dubbio giovane. Ho detto, io questa mattina mi porto con me anche Gentilini, no? Che è stato 20 anni sindaco di Treviso e ce l'ho tuttora in consiglio comunale alla veneranda età di 93 anni, e quindi pensate, 1929 anno di nascita di Gentilini, 1979 anno di nascita mio, 50 anni esatti di differenza, sediamo insieme nel Consiglio Comunale, però è un'esperienza straordinaria. Adesso usciamo dalla politica e magari dalle sparate che può aver fatto Gentilini, non parliamo di quello. Però parliamo da un punto di vista di mentalità amministrativa, è qualcosa di pazzesco, 50 anni di differenza. Vuol dire che io potrei essere, no, il figlio, quasi il nipote. Però è pazzesco vedere come la stessa città, la stessa comunità, la veda un uomo del 1929, la veda un ragazzo, un uomo del 1979, e adesso penso che ieri, per esempio, ho passato tutto il pomeriggio con ragazzi del 2005-2006 che erano in centro, quei famosi ragazzi poverini che tutti dicono questi fanno solo casino. In realtà un po' di casino lo fanno pure, però hanno anche tanti altri talenti. Ed è incredibile come per esempio Gentilini abbia cambiato di fatto il ruolo del sindaco in Italia, lo dico chiaramente, cioè il sindaco del palazzo è diventato il sindaco tra la gente. E per questo torno alla parola servizio, perché il sindaco io credo che sia l'espressione massima della politica del servizio alla comunità, perché si parte dall'ascolto di quelle che sono le esigenze, e tu ascolti l'imprenditore, la signora Maria, quindi l'anziano, il giovane, il disoccupato, quello che sta male, quello che è stato lasciato dalla morosa, quello che ha le foglie davanti a casa, quello che ha l'erba alta, quello che ha l'ampione spento, quello che ha la strada da asfaltare, quello che ha un'idea geniale che solo lui ha avuto e te la deve portare perché tu non sei arrivato a capire che quell'idea è bella, quello che ha una proposta da farti, quello che ha un concerto, quello che ha il cane del vicino che gli fa la pipì davanti al cancello. Il sindaco è l'ascolto estremo delle esigenze della comunità. Da là però poi parte un percorso, che è il percorso per studiare, capire quali possono essere le soluzioni e continuare a portare delle migliorie nell'immediato e per il futuro, perché diceva giustamente Antonio, noi siamo persone chiamate a scrivere la storia della nostra comunità e del nostro paese, e per far questo dobbiamo certamente portare soluzioni nell'immediato, ma soprattutto dobbiamo pianificare il futuro, e per pianificare il futuro è fondamentale non parlare di giovani, ma parlare ai giovani, perché il futuro che oggi noi stiamo amministrativamente programmando, pianificando e costruendo è loro, è nostro. Perché se noi pensiamo di avere la presunzione di costruire un qualcosa
per le future generazioni, senza coinvolgerle, senza ascoltarle, senza condividere con loro, significa probabilmente di fare qualcosa che può essere certamente bello, ma non è detto che corrisponda a quelle che sono le loro esigenze. Ecco perché questa riunione, questo incontro, questi tre giorni, questa scuola di formazione è fondamentale. Io non me ne voglio il sindaco di Galli, però se il prossimo incontro lo volete fare a Treviso, io vi apro anche le porte del municipio. Perché? Perché per formarsi bisogna anche condividere dei percorsi. Oggi stiamo entrando in un periodo particolarmente delicato, anche amministrativamente parlando. Cioè, quando si parla di PNRR, premesso che forse se mettevano una sigla anche un po' più slang sarebbe stato anche più semplice, però dai, diciamo che PNRR... L'ha detto anche il presidente Mattarella, no? Ha detto tutti questi acronimi, no? Basta, su. Però oggi siamo chiamati ad una sfida che non possiamo mancare per tutta una serie di motivi. Uno, perché PNRR, che significa, cioè che viene chiamato anche Next Generation, Next Generation è perché oggi costruiamo il futuro delle Next Generation, ma anche perché la Next Generation in gran parte questo debito che noi andremo a creare dovrà poi contribuire a restituirlo, quindi una doppia responsabilità. Però è un tema straordinariamente importante che ci offre delle opportunità, facendo però i conti con le difficoltà del momento, perché chi fa il sindaco sa che codice degli appalti, burocrazia italiana non vanno di certo a braccetto con le tempistiche dell'Unione Europea che ci hanno imposto rigidamente, inderogabili, indiscutibili sul tema del PNRR. Però i sindaci anche da questo punto di vista stanno facendo dei passi in avanti, perché una delle caratteristiche dei sindaci è quella di ingegnarsi per capire come riuscire a superare un problema, perché vogliamo a tutti i costi che la nostra comunità possa usufruire di questa grande opportunità che si chiama PNRR. E quindi ci siamo ingegnati con uffici politiche comunitarie, con uffici tecnici rafforzati, con uffici progettazioni, tutte cose che fino a un anno fa nei nostri comuni non esistevano, e da qui parte la riflessione che stiamo facendo insieme in Anci Veneto. Le nostre strutture, l'organigramma dei comuni italiani è adeguato alla sfida che dobbiamo giocare oggi? Perché sono già usciti i primi bandi, ci siamo pure incazzati un pochino, però anche grazie all'intervento del senatore De Poli e un po' la spinta trasversale di tutte le forze politiche siamo riusciti un po' a raddrizzare la barca anche per i comuni veneti, perché la rigenerazione urbana ne era stato un esempio, no? 490 milioni di euro ai comuni campani, 29 per i veneti. Cosa abbiamo fatto per essere così bastonati? Niente, ci siamo sempre comportati bene. Allora in Italia questo è un problema, ma oggi non siamo qui a parlare di questo. Però dico, ci siamo attrezzati con delle strutture che oggi sono pronte a giocare la sfida del PNRR, ma domani saranno pronte a giocare la sfida comunque dell'Unione Europea. Guardate, io sono reduce come comune di Treviso da una sfida bellissima che è nata così, non dico un po' per caso, nel senso che noi sulle politiche ambientali ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre lavorato, però a un certo punto mi chiamano da Bruxelles e mi dicono: sindaco, guardi, Treviso è entrata nelle prime 20 città per politiche ambientali. Scendo, vado al bar, stappo un prosecco, festeggio, e le prime 20 città per me è un qualcosa di importante. Dopo un mese mi chiamano e mi dicono: guardi, siete nelle prime 10. Scendo, nato il prosecco e continuo a festeggiare. Poi ci chiamano e ci dicono: oh, guardi, Treviso deve venire in Finlandia perché siete nelle prime 5. Capiamo cosa sta succedendo, e lì è successa una cosa che per la politica è un po' strana, nel senso che siamo tutti un po' così. Tendenzialmente a noi ci piace dire: siamo i primi in Italia, primi in Veneto, primi nel mondo, no? Per dire che siamo bravi. Ecco, in questo caso io vengo a dirvi che per esempio Treviso non è prima in Europa, siamo arrivati terzi. Però per me è stato un qualcosa di straordinario. Però quell'esperienza, mi sono girata le balle. Però dopo, tornando a casa, dico: forse è anche bello dire confrontiamoci con i migliori, no? Perché confrontarsi con chi è più scarso, dire sono il più bravo dei scarsi, forse è meglio dire non sono il più bravo ma dei migliori. E da confrontarmi con città come Tallinn, come Lisbona,
come Grenoble, come Sofia, al di là dell'imbarazzo quando mi chiedevano quanti abitanti aveva il sindaco di Sofia, mi ha detto quanti abitanti avete? Ah, io gli ho chiesto quanti abitanti avete? 1.480.000. Spero che non me lo chieda a me, invece me l'ha chiesto e io ho risposto è 80, non è 80. Però è stato qualcosa di straordinario, perché confrontarsi con dei livelli così alti, per esempio di politiche ambientali, è un qualcosa che uno mi ha fatto crescere, due mi ha fatto imparare tantissimo, tre mi ha dato anche la consapevolezza che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Questo per dire che dobbiamo sempre, nella nostra esperienza politica, e voi oggi ne siete l'esempio, dobbiamo rimanere umili, nel senso che dobbiamo dare il massimo di quello che possiamo dare, prima formandoci, e poi dobbiamo continuare ad imparare da quelli che sono più bravi di noi, perché troveremo sempre qualcuno che in ogni settore è un po' più bravo di noi. E vi dico una cosa, io da sindaco, dopo, io mi manca un anno per finire il primo mandato, la mia fortuna è che mi sono circondato nella mia squadra di tutte persone molto più brave di me. Cioè io della mia squadra sono il più scarso, perché se io penso di avere la presunzione di essere il più bravo in urbanistica, il più bravo nell'ambiente, il più bravo nelle politiche culturali, il più bravo nelle politiche, megalomano, fare il sindaco di Treviso, sarei il presidente degli Stati Uniti. Ecco, siccome io non sono nulla di tutto questo, avevo necessità di circondarmi di persone molto più brave di me, ed è quello che ho fatto. Difatti un giorno mi piacerebbe, se Antonio è d'accordo, invitarmi a Treviso con il sindaco di Gaglio e farvi conoscere anche tutto quel personale che ho saputo rinnovare in questi anni, che adesso è a capo di vari settori, che è giovane, che è preparato, che è competente e che è pronto a condividere un'esperienza e che è pronto ad imparare. Quindi dico, manteniamo questa umiltà, perché è fondamentale per poi continuare a servire nel migliore dei modi le nostre comunità, perché il ruolo del sindaco è servizio allo Stato puro ed è un qualcosa di straordinariamente bello, che ci riempie di gratificazione, faticoso, però alla fine è bello andare a dormire anche consapevoli di aver dato tutto per la propria comunità. Grazie, sindaco. Grazie. Allora, la vedete già collegata, l'abbiamo fatta attendere un po', insomma abbiamo ascoltato con grande interesse il sindaco. Presidente Bernini, grazie, buongiorno, grazie di essere con noi oggi. Eccoci qui. Se alziamo poco il livello dell'audio, intanto un saluto al senatore De Poli. Ciao Anna Maria, tutto bene? Tanto. Buongiorno a tutti, buongiorno ai sindaci, al sindaco padrone di casa, grazie ad Antonio, grazie al nostro moderatore e un saluto e un abbraccio da lontano, che è meglio, a tutti i partecipanti. Allora, presidente, insomma, ha sentito, sono due giorni che parliamo, chiamiamola. Chiamo Anna Maria. Anna Maria, allora, hai sentito insomma il clima, ci sono una cinquantina di ragazzi, giovani amministratori. Non ho sentito niente, però giovani amministratori, insomma una cinquantina, giovani sindaci, giovani assessori, insomma in qualche modo immaginiamo anche il futuro, no, della politica insieme. Intanto ci dice la sua, insomma, qual è la prima cosa che le viene in mente parlando a ragazzi giovani che sono impegnati? Allora ciao Anna Maria, faccio un po' di casino io adesso, no? Perché così... Ciao Antonio! Ciao, ti facciamo no, vedere... No, ma adesso vi spiego perché Antonio... Aspetta che ti facciamo vedere, ci vedi? No, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto Antonio, però non mi calare nel contesto come un marziano che mi metto a parlare in maniera totalmente autoriferita, egoreferenziale, fammi... Creiamo un po' di casino, appunto, come facciamo noi di solito quando facciamo le iniziative in Senato. Mi scuso con il moderatore, ma se no, ma in questi due giorni facciamo morire di noia. Ne abbiamo fatti abbastanza. Abbiamo fatto abbastanza. Che sembra in paradiso. Adesso Anna Maria, ho il tablet in mano col filo, sì, che si vede giù. Sono col microfono del tavolo regia e ti sto facendo vedere, sì, la sala, che è una sala, bella, bellissima, di giovani amministratori, amici. Un grande applauso, ragazzi, dai! Eccoli, vai!
età media 20-30 anni per tutti i ragazzi che hanno partecipato, poi ci siamo un po' noi, i cosiddetti boomer, che abbiamo 31-32 anni. Ma noi siamo boomer, differenza. Mettila con quel... Non mi riprendere. Allora, no, perché ci abbiamo qua anche quelli che devono fare i social, quindi c'ho Paolo che mi gira intorno come una faina, come uno squalo, cercando di riprendermi mentre parlo. Allora, dicevo, noi siamo boomer o generazione X? Noi siamo prima di tutto. Sì, noi siamo generazione X, però per estensione ci siamo chiamati boomer, no? Io ieri lo raccontavo, io ho una figlia di 16 anni che quando sono su questo rompipalle mi dice ok boomer, sì va bene boomer, no? Molto social boomer. Molto social, esatto. Dito boomer. Allora, insomma, sono una cinquantina di ragazzi che si impegnano. Che diciamo intanto a questi ragazzi? Ma che il momento non è facile, quindi non possiamo che migliorare. Credo che se sono giovani amministratori si siano già confrontati con il mondo, con la vita, perché fare l'amministratore locale, fare il sindaco è il mestiere più bello ma anche più difficile del mondo. Non voglio sottovalutare il ruolo del parlamentare o di chi svolge una funzione, diciamo, istituzionale, mettiamola così, da remoto, ma chi tutti i giorni pesta terra cittadina, si incontra con i suoi assistiti, deve risolvere i problemi, non dicendo sta per uscire un decreto legge, ma lì e allora dando la soluzione giusta, ecco, è estremamente stimolante, ma anche estremamente difficile, soprattutto dopo 2 anni di pandemia e in un momento in cui, come adesso, dobbiamo affrontare una guerra partendo da presupposti e da posizioni a volte anche molto difficili da inquadrare. Quindi, per quanto mi riguarda, chiunque si approcci in questo momento alla politica, mi sembra che molti di loro si siano già approcciati, devono adottare lo schema di sempre, lo schema forse italista o forse italiota, cioè non essere professionisti della politica, scusate l'ovvietà, cioè non fare della politica l'unica professione, ma dopo avere trovato il loro posto nel mondo, dopo aver capito che cosa vogliono fare, accostare alla loro attività anche l'attività politica. Questo per un motivo molto banale, che però per me è sempre stato molto importante, non essere ricattabili. Chiunque abbia un mestiere, una casa, uno studio, un negozio, un'attività a cui tornare, può fare delle scelte. E secondo me la buona politica, da adesso in poi, è la politica di chi è messo in condizione di fare delle scelte. Ovviamente, e qui insomma sono un po' contaminata, condizionata dal mio background, studiare, è opportuno studiare, sempre, studiare il contesto in cui si opera, non dare nulla per scontato, pensare che questo è un mondo molto diverso da quello in cui noi, boomer o generazione X, insomma non so, chiamateci come vi pare, ci siamo confrontati. Noi avevamo un benchmark, come si dice, un giardinetto di riferimento, di confronto, un bacino di confronto molto più limitato, no? Ci confrontavamo con la nostra città, provincia, regione, con l'Italia. Ecco, qui si comincia come una finestra sul mondo quando si è giovani, no? Il che è da un lato bellissimo, dall'altro straniante, perché insomma quando il parametro di riferimento è così ampio, diventa anche molto responsabilizzante confrontarsi, quindi competenza, professionalità, coltivare se stessi nella maniera migliore possibile e esigere da noi legislatore, da noi che abbiamo in questo momento responsabilità di governo, che si creino veramente nei fatti e non solo con le parole, le condizioni perché tutto questo avvenga nel nostro paese. Io prima ho sentito il sindaco che giustamente parlava in concretezza, parlava in fatti, parlava di giovani non come idea platonica, no? Come categoria dello spirito, ma come, vabbè, tanto siamo stati tutti giovani, tanto passa, però il tema è mettere a frutto e a profitto il meglio possibile la propria attitudine a diventare qualcosa. Non dobbiamo sottovalutare quella fase
atroce per tutti, noi l'abbiamo vissuto in maniera diversa, però è una fase molto complicata, di passaggio dalla dipendenza, tutti noi dipendiamo da un papà, da una mamma, da una famiglia, a quella della indipendenza, in cui ci buttiamo nel mondo e decidiamo che cosa vogliamo fare di noi stessi. Ecco, non possiamo farlo senza paracadute. Il tema vero, quello che dovremmo fare noi boomer, è creare le condizioni perché questo paracadute esista ed esistendo si apra. Come? Dando opportunità, opportunità formative. Adesso non voglio fare promotion, ma noi abbiamo fatto, noi tutti insieme, Antonio, tu lo sai, parlo ad Antonio Vipoli, un disegno di legge in cui molto concretamente creiamo una sorta di Erasmus italiano postgraduate e anche per gli istituti professionali, quindi per gli ITS, in modo da ammortizzare la difficoltà del passaggio dalla famiglia al lavoro o al nulla. Quindi creare dei fondi di sostegno, creare possibilità per start-up non solamente di attivare una start-up ma anche di incubarla. L'approccio alle nuove tecnologie deve essere vero, reale, concreto. Prima si parlava di PNRR, l'acronimo è meglio dell'esteso, perché è Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sentiamo un quarto d'ora solamente a declamarlo e a declinarlo. Però ecco, che sia non solamente una parola, ma un vero percorso. Voi sapete che nel PNRR non esiste una voce giovani, e secondo me è meglio. Come non deve esistere una voce donne o pari opportunità, se no si diventa veramente la riserva indiana, la categoria protetta. Dobbiamo essere trasversali, cioè su tutti i comparti, sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale, sulla necessità di superare le disomogeneità territoriali. Ci deve essere un'attenzione particolare per i giovani. Ma questo deve avvenire, ripeto, in un contesto che non sia solamente platonico, cioè ci devono essere delle norme che consentano a chi si trova in quella fase, che appunto, ahimè, tanto passa, però è tanto difficile, per cominciare a generare opportunità. Vi ho detto qual è la mia posizione rispetto ai giovani in politica: si devono prima di tutto formare, mi sembra di capire che è quello che state facendo lì in questo momento, ma deve essere una, come posso dire, un ongoing education. Nessuno nasce, ma nessuno rimane imparato, soprattutto in un mondo la cui complessità abbiamo già visto, no? Cioè non è più il mondo di casa, il mondo di sotto casa o di ringhiera, è il mondo vero. Ed è un mondo in cui formarsi delle opinioni è molto difficile. Ho visto che avete parlato con Orlowski, avete fatto, come posso dire, anche un bel viaggio sul mondo del web. Voi sapete benissimo quanto sia bello, io sono un'appassionata di social, mi fanno impazzire, passo la notte su YouTube, quando apro TikTok non riesco più a chiuderlo, però quanto sia bello, ma quanto sia fuorviante, quanto sia difficile difendersi dai social, sia in termini di affezione, io spesso ho questo approccio da autismo di ritorno, mi metto lì col telefonino e non mi stacco più, sia dalle fake che in rete circolano. E qual è il discrimen? Noi stessi, la nostra capacità di capire, in quanto formati, imparati e continuativamente imparati, o avere un'idea di che cosa può essere vero e di che cosa è meno verosimile o meno vero, senza avere idee preconcette. Però ecco, Antonio, sta succedendo quello che ti dicevo, cioè sta facendo questa specie di... Però ti ascoltiamo. Comunque, preparazione, l'aggiornamento continuo, tutti i temi che abbiamo trattato. Poi, tornando ai giovani... Una storia a cui tornare è molto importante. Io ho visto, adesso non voglio offendere nessuno, però ho visto persone, e le vedo tuttora, perché vi posso assicurare che questo è il Parlamento della disperazione, che pur di non uscire da quel magic circle farebbero qualsiasi cosa. Ecco, questo non è il modo giusto di approcciare la politica. Guardate, non c'è una valutazione etica in tutto questo, è un dato oggettivo, è un dato di realtà. Siamo utili per servire il paese se non abbiamo alternativa? Secondo me, così. Cerchiamo di crearci qualcosa o qualcuno a cui tornare. Questo è importantissimo nella mia prospettiva. Ho detto che questo ti rende libero. L'hai sintetizzata prima in maniera perfetta: non siate ricattabili. Esatto. Abbiate un posto dove tornare se un giorno, esatto, dovrete tornare
a fare altro, insomma, questo è il concetto, è molto chiaro. Ma tornando al concetto dei sindaci, perché qui abbiamo sindaci di Antonio 25, 28 anni, sono giovani, no? Io ricordo che poi Pasqualone, no, ma io li conosco, piacere di conoscerli. Quindi... E lei è venuta in campagna elettorale, vieni, altri diversamente giovani. Vieni. Eccolo, ecco Eric, vieni qua. Eccolo. Ciao, ciao Maria. Hai portato fortuna alla mia campagna elettorale, quindi... Beh, eri molto bravo per i fatti tuoi. Diciamo che ho infilato la strada giusta, sono venuta a fare la campagna elettorale nel posto giusto, anche grazie ad Antonio De Poli, che è una garanzia, cioè dove c'è De Poli c'è casa. Tra l'altro, il giorno delle elezioni dello scrutinio era il compleanno del senatore, quindi mi aveva raccomandato, ci aveva raccomandato di non fare brutti scherzi, quindi noi abbiamo ovviamente rispettato il volere del senatore. Abbiamo, e avete fatto il regalo più bello. Sì, il regalo più bello, fra l'altro Antonio è partito da fare il sindaco di Carmignano, quindi... Insomma, per noi è un punto di riferimento e lo prendiamo sempre a punto di riferimento come lo è stato per questa scuola di formazione. Sono veramente in paradiso, eh? Cioè... sono ancora tra voi, Sì, sì. Eric, grazie. Poi dopo farai l'intervento quello conclusivo, chiuderemo con te. Abbiamo parlato tanto anche della buona politica, la cattiva politica, però i giovani... un po' come in questa occasione, insomma, vanno un po' tirati dentro, no? Cioè non tutti, come dire, hanno l'istinto, la voglia, no, di essere immediatamente coinvolti. Io penso che il nostro, insomma, a tutti i livelli, ma insomma il nostro compito sia anche quello di andarli un po' a prendere, no? Sei d'accordo? Sono ancora io? Sì, sì, sì. Sempre tu, ti mettiamo sempre in diretta a te. Ok, no, avevo capito perché mi avete detto farai l'intervento finale, quindi io mi ero messa da parte, ho detto aspetto, ascolto. Ma è bello della diretta, perché se no ti prepari quel foglietto davanti non va bene, come fai di solito, no? Sto scherzando. Viene meglio. Sì, bisogna andare a cercare però nella maniera giusta. Vi faccio un esempio. Io, una delle cose che mi preoccupano nel futuro, io sono molto ottimista, nel senso che sono convinta che siamo alla fine... del vecchio e all'inizio del nuovo, una fase di transizione un po' complicata, ma che Antonio lo sa perché ne parliamo tante volte, secondo me ci porterà cose molto buone. Dobbiamo essere tutti all'altezza della situazione, dobbiamo tutti lavorare come se ne andasse e ne va il nostro futuro e del futuro di tutti quelli che verranno prima di noi, però nonostante la difficoltà del periodo ci sono molti elementi prospettici, non ultimo la ritrovata solidarietà europea, il fatto che il mondo finalmente comincia a ragionare anche in termini di coesione, però vabbè, non voglio allargare troppo il quadro. Bisogna andare a cercare le persone avvicinandole alla politica nella maniera giusta, non in maniera cialtrona. Io prima ho parlato di social, è vero che il medium è il messaggio, è altrettanto vero che quello che tu trasferisci da un lato può essere accattivante di primo acchito, ma poi ti segna per sempre. Cioè, se io mi mettessi a fare cose dementi sui social... cose che magari faccio nella vita ma non pubblicamente, sicuramente avrei un grandissimo hype, però questo come si potrebbe conciliare con la mia attività politica, col messaggio che io voglio dare? Se io fossi facilmente demagogica, cioè dicessi quello che dice una parte di chi commenta la guerra in Ucraina dicendo no, voi non dovete dare soldi per le spese per la difesa, dovete costruire ospedali, scuole e dare il reddito di cittadinanza. Ma va, che non sono due cose diverse. Cioè, quando tu hai il Covid o hai una malattia, non compri le medicine per curarlo, no. Costruisci scuole, restauri monumenti. Sono due capitoli diversi della nostra vita, però è della nostra vita e della vita di chi da amministratore deve fare delle scelte. Però è evidente che quanto è accattivante il messaggio di uno tipo Flavio Insinna che dice no, io non dovrei parlare, ma adesso parlo e dico scuole, ospedali e case. Ecco, quella parte di Italia che recepisce quel messaggio, ripeto, un messaggio accattivante per certi versi, comprensibile, parzialmente vero, ma non vero nel suo complesso, stiamo parlando di cose diverse.
è evidente che se qualcuno viene a casa mia con l'intento di rubare in casa e di fargli molto male, non lo mando via solo sventolando la bandiera della pace sperando che il vento gli dia fastidio, no? Dovrò predisporre qualcosa di più, tra virgolette, difensivo, non offensivo, difensivo, preventivo, difensivo. Ma vedete quanto il mio messaggio sia difficile da spiegare? Quanto sia più facile dire no, non delle armi e riarmo, ospedali, scuole. Ecco, questo è, secondo me, quello che non si deve fare. Cioè, bisogna avere il coraggio di dare alla politica una dimensione più complessa. È vero che, come posso dire, la semplificazione è la prima forma di comunicazione, però la semplificazione non è banalizzazione o distorsione di un concetto. E su questo che non bisogna scivolare, perché se poi fai il liderino demagogico di un partitino, hai il tuo momento clou, il tuo momento magico, ma così come arrivi all'apice velocemente trasmettendo messaggi demagogici, altrettanto velocemente precipiti. Ce lo dice la storia, perché il messaggio demagogico non regge la prova della realtà, il principio di realtà, perché le cose non stanno come le raccontano loro. E mi fermo. Allora, facciamo una cosa, intanto i sindaci, facciamolo adesso. Venite qui, tutti i giovani sindaci che sono in sala, venite un po' qui, preparatevi qui vicino a me. Peraltro hai espresso Anna Maria, un concetto che è molto importante. Ieri abbiamo ragionato molto intorno a questo, cioè, i giovani sindaci. Però il concetto che hai espresso è che un politico deve fare quando ritiene, avere il coraggio di fare anche scelte impopolari. Esatto. Altrimenti la politica perde un pezzo importante del suo valore. Sei d'accordo? Se ci credo veramente sì, altrimenti fa spettacolo. E certo. Allora, sai che facciamo? E poi ti salutiamo. Domanda veloce, risposta veloce, tutti i sindaci che sono qui in sala. Allora, cominciamo con il padrone di casa, sindaco di Gallio, sì. Vai. Intanto, senatrice, buongiorno, grazie per essere intervenuta qui a Gallio oggi e conto anche di rivederla rivederti quanto presto. Per quanto riguarda il PNRR, come si è accennato, noi come ANCI Veneto, grazie al nostro presidente, ha fatto una grande battaglia. Ecco, ci aspettiamo per quanto riguarda le evoluzioni e quindi le direttrici di canali di finanziamento, ecco, una dignità anche per il nostro Veneto. Quantomeno pari dignità, non vogliamo avere qualcosa di più di quello che non ci compete o non ci spetta, però sicuramente pari dignità ce l'aspettiamo, senatrice, e confidiamo su di voi. Senatrice. Sì, no, no, non sarò io un ostacolo alla pari dignità del Veneto, anche perché chiamandomi Bernini voi capite che qualcosina di Veneto ce l'ho nel sangue, figuriamoci se non combatterò per la causa veneta. Allora, andiamo in fila. Bene, la cosa che io invece apprezzo di quello che hai detto e che ho provato sulla mia pelle è che uno deve fare il suo percorso, deve essere apprezzato per quello che è prima del suo lavoro, prima nell'università, prima nella scuola, prima nella sua professionalità. Questo fa la differenza. Penso in questi anni di aver potuto esprimere questo anche all'interno delle istituzioni e credo proprio che questo vada dentro ai ragazzi. Quello che impari all'università non è una cosa che si butta, deve entrare in politica. La professionalità all'interno delle nostre realtà fa la differenza. Il peccato sai dove sta? Sta che spesso chi diventa bravo in pubblica amministrazione viene portato via dal privato. Dobbiamo invertire questa tendenza, ovvero noi dobbiamo restare nel pubblico e nel privato e dobbiamo trattare con esatta equità sia l'uno che l'altro, perché questa è la prospettiva più grande del nostro paese. Ciao! È giusta la lettura? È giusta? Posso dire una cosa? Guarda, io siete tutti bravissimi, vi conosco, conosco il vostro percorso, ma questo è sacrosanto. Perché le professionalità qualificate della pubblica amministrazione vengono sottratte dai privati? Molto banalmente, perché sono pagate troppo poco. Parte di quella demagogia che secondo me dovremmo combattere tutti insieme, a dire basta, stipendi bassi per tutti. No, stipendi bassi per tutti, stipendi parametrati alla capacità, alla competenza e alla professionalità, perché è chiaro che se tu un super manager lo paghi poco, guarda, mio padre mi ha insegnato una cosa fin dalla più tenera età: il lavoro ha un valore,
nel mio studio io non ho mai fatto lavorare gratuitamente qualcuno, perché questo dà un doppio messaggio sbagliato. Primo, che il lavoro non abbia valore, e non è vero, e secondo, che lo sto sfruttando. Quindi nel momento in cui nella pubblica amministrazione c'è qualcuno di bravo, ma veramente bravo, sottopagato perché i tetti, i controtetti, ovviamente se lo prende qualcuno nel privato. È altrettanto vero che non si può nemmeno pagare un mediocre con, diciamo, un price cap, con un tetto medio o medio basso che non si merita. È sempre una questione soggettiva di competenze e di professionalità. È quello che dicevo. Generalizzare o demagogizzare sacrifica la qualità. Eh sì, estendo un po' il concetto con le parole di Piero Angela, un paese che non premia i meritevoli e in qualche modo non sanziona coloro che non vanno è un paese con poco futuro. Avanti. Grazie Anna Maria, grazie Presidente, grazie Antonio per l'opportunità che date, che avete dato alle nuove generazioni di futuri, auspichiamo futuri amministratori dei nostri territori, dove ne abbiamo oggi tanto tanto bisogno. Hai detto una cosa importantissima, la racconto e la provo a spiegare anche alla mia figlia: non essere mai ricattabili. Questo vale nel lavoro, vale nella vita privata, vale nella politica. Dicevi bene prima, ci rende liberi di fare le scelte, di prendere anche di prendere quelle decisioni anche impopolari che come amministratori dobbiamo anche prendere in molte occasioni. Quindi ottimo questo messaggio ai giovani. Continuate a lavorare così, che per noi amministratori le cose stanno andando prendendo una giusta via. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie sindaco... a voi, buona domenica, buon lavoro a voi e alle vostre famiglie. Allora, Sindaco Conte, torno da te. Beh, grazie per questo intervento. Io vorrei chiedere semplicemente di continuare quella battaglia a supporto dei sindaci sulle responsabilità che i sindaci hanno, perché sennò non possiamo lamentarci del fatto che non si candida più nessuno, perché dall'abuso di ufficio a tutte le altre responsabilità, soprattutto quelle indirette. Cito il sindaco di Crema, che è stata indagata perché un bambino si è schiacciato il dito nel cancello. Aiutateci da questo punto di vista, e poi che la politica tutta diventi finalmente una politica meritocratica, nel senso che noi rappresentiamo, dicevo prima, 585 amministrazioni locali virtuose, che questo poi non diventi un problema ma un'opportunità per tutto il paese. Quindi sosteneteci da questo punto di vista e grazie per questo intervento. Il primo intervento, il primissimo credo intervento del Presidente del Consiglio Draghi, disse proprio questo: riappropriamoci della forza e del valore della firma, però mettiamo i sindaci in grado di firmare. Ecco, questo è un po' il senso. Prego. Buongiorno Anna Maria, io ne approfitto di questo palco privilegiato per un appello a voi. Ma Antonio lo sa già, insomma, abbiamo già avuto modo di parlarne, che la contingenza di questo momento non ci faccia sprecare le risorse del PNRR in facile assistenzialismo, che porta poi al populismo, ma in misure, che vengono investite in misure di crescita infrastrutturale e strutturale per il nostro paese, perché l'indebitamento ce lo porteremo a lungo, e se non porta la crescita sarà un boomerang che ritorna. Grazie. Avanti. Ragazzi, siete bravissimi. Grazie, vorrei raccolgo l'appello e lo condivido. Ecco, vorrei raccogliere quanto detto dal collega e amico sindaco di Fontanilla. Questo può essere messo a terra se riusciamo a rendere appetibile rendere appetibile la pubblica amministrazione, giustamente anche rendendo i ruoli ben retribuiti, o meglio non ben retribuiti ma giustamente retribuiti. Faccio l'esempio per esempio degli uffici tecnici, soprattutto dei piccoli comuni. Nella messa a terra del PNRR le grandi difficoltà sono anche quelle di trovare quelle figure che effettivamente poi mettono a terra ciò che la politica indica come via da perseguire, e questa è una grande difficoltà. Con Anci Veneto stiamo lavorando in questa direzione, in Commissione Finanze Locale, nella Commissione Urbanistica presieduta da Massimo Cavazzana. Ecco, è un problema questo, che la politica effettivamente può avere un ruolo decisivo. Io vorrei aggiungere un'altra cosa: ho apprezzato molto la citazione di Orwell, perché effettivamente chi sta in mezzo alla gente, chi si sporca le scarpe, conosce le problematiche e può trovare le risposte di cui le persone hanno bisogno, perché la politica è servizio innanzitutto. E per fare questo serve studiare, serve lo studio continuativo, serve spendere tempo ed energie e serve confrontarsi con chi ha fatto meglio di noi, prima di noi, e chi lo fa meglio in questo momento. Quindi, e se un sindaco ai piedi delle scarpe, cioè dai fangolo sulle scarpe, come dice Orwell,
quando il sindaco sbaglia ma in mezzo la gente è più incline in qualche modo a comprendere l'errore del proprio cittadino, lo dico per esperienza personale, cioè quell'empatia di cui parlavamo ieri, cioè fare squadra in un comune piccolo o in una grande città. Giornate come queste di studio sono da incentivare. Beh, avanti, Eric. Sì, buongiorno, io ne approfitto per dare insomma fare una domanda alla senatrice in termini di amministratori giovani, quindi danci giovani. Ieri davamo dei dati, no? 85 sindaci in tutta Italia tra i 18 e i 30 anni, 1500 amministratori tra consiglieri e assessori, quindi ancora diciamo pochi amministratori giovani. La mia domanda è, da parte nostra insomma abbiamo dibattuto su questo, un parere suo su come avvicinare i giovani al mondo della politica e cosa dire ai nostri giovani che sono qui sul ruolo del sindaco, sul ruolo dell'amministratore e perché dovrebbero farlo e occuparsi di politica. Basta programma, come direbbe qualcuno. Bisogna cominciare dall'inizio, cioè bisogna dare più significato alla politica sul territorio. Io vedo solamente come l'attività politica vera, cioè l'attività tra virgolette di sezione, organizzazione di iniziative, di eventi, al netto del Covid, che ovviamente ha un po' molto compresso la socialità, ha creato questo effetto Zoom che va benissimo, però convincere una persona da remoto e convincere una persona dal vivo è tutta un'altra storia. Però penso, per non contraddire me stessa e tutto quello che ho detto fino adesso, che il modo migliore per convincere qualcuno sia con i fatti. Noi partiamo svantaggiati, nel senso che gli errori della politica, amplificati da un modo mediatico di raccontarli, devo dire che soprattutto le nostre reti media, se in questo ci fanno un servizio straordinario, cioè mi diciamo in meraviglia che non ci tengono le bastonate tutte le volte che ci vedono per la strada, però ecco, anche in maniera un po' ingenerosa la politica è stata descritta in quest'ultimo periodo, con una, come posso dire, modalità di rappresentazione banale di problemi complessi, come dicevo prima, che non fa bene alla politica, ma soprattutto non fa bene ai cittadini, cioè non fa bene a quelli che devono avere le ricadute positive della politica. Quindi il modo migliore è cercare di spiegare, contattando le persone, organizzando iniziative, le scuole di formazione politica a me piacciono molto per una specie di riflesso vagale che io ho, insomma, per l'università è la cosa che serve di più, ma non perché ti diano attestati o ti facciano curriculum, ma perché sono in grado di trasferire messaggi, di piantare semi che poi germogliano, soprattutto dimostrando nei fatti, mettendo in comune le esperienze, come le cose dovrebbero andare, quali sono le cose sbagliate che devono essere raddrizzate. Una delle cose sbagliate, lo avrete capito per quanto mi riguarda, ed è il primo messaggio che io do alle persone quando le approccio per avvicinarle alla politica, è: non è vero che uno vale uno, non è assolutamente vero. Ognuno di noi ha una storia, ha un percorso che deve rivendicare, ha dei sacrifici fatti per arrivare dove è arrivato, sacrifici di ogni genere, che non possono essere azzerati a vantaggio di qualcuno che vuole dire di essere come te. Non è vero, non è vero. E lo ha dimostrato di non essere vero questo concetto, portando in politica, io non ce l'ho con nessuno, ripeto, non voglio fare un discorso squalificante di una categoria, però chi non è in grado di capire quello che gli sta passando davanti è pericolosissimo. Non è una questione di trasparenza e di onestà, è una questione di ignoranza. E la politica non si può permettere l'ignoranza, perché vuol dire veramente che struccando il bottone, come si dice struccando il bottone da voi, premendo il bottone e non capendo quello che sta succedendo, si rischia di produrre effetti paradosso, ma c'è sempre qualcuno che capisce sopra che cosa stanno facendo quelli che struccano il bottone senza rendersi conto di quello che stanno facendo, capite? Quindi la prima cosa da trasferire a chi si sta avvicinando alla politica è, grazie a Dio, l'ubriacatura dell'ignoranza è finita. Non è vero che tutti possono fare tutto, non è vero, semplicemente non è vero. Bisogna recuperare quel margine di competenza che rende anche meno squalificabile, non so se mi spiego, meno squalificabile la classe politica. Quindi in sede di autodisciplina dobbiamo essere noi stessi a stringere un po', come posso dire,
le viti della qualità e del merito, quando facciamo le liste, liste di qualsiasi genere, dimostrando con i fatti alle persone che approcciamo che siamo seri e non raccontiamo delle cose in cui non crediamo. Molto chiaro. Ultimi due sindaci. Allora, buongiorno a tutti, grazie di questo intervento sopra Anna Maria, al senatore Antonio De Poli. Io non sono più un giovane sindaco, sono arrivato da poco, ma però questo ruolo mi ha fatto ringiovanire, perché mi sta creando la passione che magari l'avessi avuta quando avevo 20 anni. Io voglio ringraziare soprattutto i nostri giovani che sono venuti qua, quelli che ho mandato io dal mio comune, perché credo fortemente che loro sono il futuro di tutto. È su di loro che deve nascere questa passione. Riprendo solo due parole di De Gasperi, che diceva che la politica è realizzare. Dunque, realizziamo i sogni. Credeteci che andremo lontano. Grazie a tutti. Ornella. Buongiorno Anna Maria, io volevo veramente ringraziarti perché più volte hai sottolineato l'importanza dello studio e della formazione. Studiare, approfondire, unita all'umiltà per me porta lontano. E poi ti ringrazio perché come Antonio siete fantastici, avete la passione della politica e lo trasmettete in maniera incredibile. Questo sicuramente è d'aiuto a questi ragazzi che sono qui, perché non tutti sono amministratori, qualcuno si sta avvicinando ora alla politica e hanno bisogno di vedere gente appassionate, perché sicuramente coglieranno molto. Grazie Anna Maria. Allora Antonio, tocca a Maria, io volevo farti vedere, adesso qua hanno parlato i sindaci, no? Io vedo qua davanti quattro ragazzi, uno, due, tre, quattro, venite ragazzi, venite, ecco, sono contenti come una Pasqua, guarda, guarda, venite, 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 no, state qui, vengono anche loro, venite qui. Oh, là. Mi approfitto per dirvi buona Pasqua, visto che mi sa che a parte grazie. Antonio mi vedo. Allora io abbiamo degli coordinati continuativi. Do il microfono a loro, che loro finalmente possono fare una bella domanda di quelle brutte ad Anna Maria Bernini. Quindi allora, do il microfono, allora, chi vuole di voi quattro? Scusa Antonio, vale la nostra regola, no? Che a quelle difficili rispondi tu. Certo, infatti sarà facilissima. Buongiorno, la mia domanda era semplicemente, io tra una settimana compio 20 anni, quindi sto crescendo in mezzo ai giovani e appunto i giovani non si interessano di politica, e perché tante volte quando uno parla di politica i giovani cominciano a dire questo è raccomandato, la politica non c'entra niente, sono tante parole. La mia domanda è se si riesce a fare qualcosa per comunque questa scuola anche portarla maggiormente, perché più giovani riescano a conoscere cos'è realmente la politica, dividere da dire alle persone quello che vogliono sentire, ma spiegargli veramente quello che sta succedendo e capire cosa sta succedendo al mondo d'oggi, cioè sapere anche dove ci si trova in mezzo e chi ci circonda anche. Prima di tutto auguri, buon compleanno. Nicolò! Auguri. Posso esprimere una un po' più la routine? Me lo permettete? Vai! Io, come vi dicevo, credo che l'autocritica sia il sale della vita, perché è quello che ci permette di migliorarci. Però tra l'autocritica e l'autoflagellazione ce ne corre. Quindi, per quanto riguarda anche un modo di raccontare la politica, questo lo dico per i giovani, perché giustamente a volte si parla, spessissimo si parla per categoria, politici ladri, politici corrotti. Attenzione, un modo per fare riflettere, perché come vi dicevo, la semplificazione è la forma più facile di ragionamento, no? Di trasferire un concetto, però per fare riflettere qualcuno che esprime un'opinione un po' standardizzata sulla politica, vi consiglio una piccola riflessione, cioè secondo voi i politici sono migliori, peggiori o uguali degli italiani rispetto agli italiani che rappresentano? Vi faccio un esempio. Noi concediamo il reddito di cittadinanza, secondo me sbagliatissimo, non siamo stati noi, perché il modo migliore per far crescere un ragazzo non è sussidiarlo, paralizzandolo e rendendogli impossibile entrare nel mondo del lavoro, ma dargli delle opportunità, fare di lui uno start-up. Bene, concediamo il reddito di cittadinanza, gli italiani che cosa fanno?
le truffe, miliardi di truffe. Concediamo i bonus Covid. Gli italiani, non tutti, ma qui rispondiamo a generalizzazione con una generalizzazione. Cosa fanno gli italiani concedendo il bonus Covid? Le truffe. Vogliamo parlare del 110% del bonus facciate? Allora, qualcuno mi potrebbe dire perché non ci sono i controlli. Adesso i controlli ci sono. Il problema è che noi non dovremmo fare una legge piena di controlli in un paese liberale e democratico. Dovremmo educare la gente a rispettare la legge a prescindere dai controlli. Capite qual è il fusibile del sistema? Quindi anche quando dicono politici ladri, ma veramente? A chi somigliano? Quindi il problema vero è quello di partire dalle fondamenta, cioè di creare gente che sta lavorando in maniera, come posso dire, con spirito di comunità e con onestà intellettuale per fare insieme il meglio, non per cercare il cavillo nella legge o la truffa nella concessione. Non so se mi spiego. Quindi attenzione a ragionare per categorie, perché c'è sempre una categoria peggiore della categoria di cui voi state parlando. Allora, vai. Era una popular opinion. No, io non ho nessuna domanda in realtà, però facevo parte anch'io di questi giovani che generalizzavano la politica, generalizzavano tutti i politici, e i miei genitori invece mi hanno sempre spinta a avere una visione differente, e grazie a questa scuola di formazione e questi due giorni sto anch'io cambiando idea, vedendo comunque molte persone, molti politici che sono in realtà appassionati e non chiaramente uguale, cioè generalizzati insomma in una categoria. Quindi comunque grazie per il suo intervento. E grazie a te, è la forza dei fatti. E niente. innanzitutto la ringrazio per l'intervento e ringrazio soprattutto di essere qui anche per dare spazio alle idee non solo dei politici ma anche dei cittadini, cercare di avere un'unione e conoscere diciamo gli interessi, gli obiettivi che anche i cittadini hanno nei confronti del futuro. E sì, è interessante coinvolgere i giovani, soprattutto legando lo studio a un aspetto più lavorativo futuro, e quindi io fra poco finirò l'università e che facoltà fa? Architettura. Oh, che bello! E mi sarebbe piaciuto già all'interno dell'università che venissero creati dei corsi che legassero di più l'aspetto politico, e non soltanto adesso finendo l'università trovandomi un po' così, un po' spaesata, e quindi sarebbe stato carino creare un percorso, non una divisione. Ecco. Tutto qua. Giusto, giusto. È vero, ma questo dipende anche da noi, qui entro in modalità autocritica. Dipende da noi il fatto di andare a cercare persone che siano interessate a ricevere informazioni politiche e trasmettergliele, trasferirgliele nella maniera giusta, perché l'università crea, come posso dire, delle iniziative spontanee di coordinamento di persone che la pensano allo stesso modo sotto il profilo politico, però sta a noi alimentarle, quindi il booster deve essere ancora più potente. Sì, io volevo riprendere il discorso dicendo che appunto la politica non è altro che lo specchio del paese, e quindi non c'è così tanta differenza tra amministratori e amministrati. E una domanda, come si fa a creare lo stesso senso di appartenenza che magari appunto si può trovare all'interno di un'associazione universitaria, studentesca, dove c'è siamo noi portati a far parte dell'associazione più che l'associazione a dover venire in cerca degli studenti, cosa che invece mi sembra si debba fare a livello politico, essere come amministratori e andare alla ricerca di nuovi partecipanti. Credo che la parola chiave sia interesse. Interessare le persone su temi multitasking, cioè temi che riguardano il lavoro,
l'orientamento professionale. Quello che dicevo prima sui giovani, lo penso sinceramente perché lo vedo succedere, io insegno, adesso sono in aspettativa ovviamente per compatibilità, io sono di ruolo all'università, insegno diritto pubblico comparato, e c'è veramente questo gatto tra la vita da adolescente e la vita da persona che si approccia al mondo, al mercato del lavoro. Credo che interessare, facilitare, creare delle occasioni fisiche e virtuali di condivisione di problemi e di soluzioni sia un modo giusto di avvicinare le persone alla politica. Quindi sia mettere in comune esperienze, dire che cosa si è fatto, che cosa si vorrebbe fare, chiamare qualcuno dal mondo del lavoro che ti racconti come vanno le cose veramente, perché ecco il vero stacco, soprattutto nella nostra cultura italica, il mondo anglosassone, angloamericano, in questo senso è in grado di creare un ponte tra la formazione e il lavoro molto più, che non è, come posso dire, un ponte tibetano, come da noi, tutto un po' tencolante, crea delle autostrade tra la formazione e il lavoro. Quindi trovare il modo di creare insieme occasioni di confronto con persone che stanno già lavorando, che ti raccontano la loro esperienza, ti raccontano come ha funzionato, ti raccontano quali siano state le criticità. Ecco, quello che io chiamo la forza dei fatti, applicato anche a quello che stai dicendo tu adesso, cioè come sensibilizzare, come interessare, nella maniera giusta, cioè raccontando esperienze e cercando di dare soluzioni, che non sono formule magiche o ricette universali, però sono soluzioni che hanno funzionato e magari possono funzionare anche per noi. Allora, grazie Anna Maria, intanto grazie anche ai ragazzi. Noi ti rubiamo gli ultimi 10 minuti, poi ti lasciamo. Intanto torno da Silvia di Treviso e poi chiudiamo con Antonio. Prego. Vabbè, io approfitto per ringraziare, all'inizio del mio intervento dicevo sì, non dobbiamo, concordo, non dobbiamo essere troppo severi, nel senso che la politica è tanto buono, cioè tanto buono, e che magari fa meno notizia di qualche caso che magari suscita più rabbia o fa più scalpore, però credo che l'intervento di Anna Maria questa mattina vada esattamente in quella direzione, anzi apprezzatissima per l'impegno, passione, concretezza, determinazione nel difendere, perché il paradosso è che oggi i politici per bene sono costretti a difendere una categoria soprattutto da quella superficialità social che anche da questo punto di vista non ci deve travolgere, nel senso che i social sono una piattaforma molto certamente incisiva che però rimane fine a se stessa, poi la politica quella vera è quella che oggi facciamo qui in presenza, la politica quella vera è quella degli amministratori, è nelle piazze, al mercato, incontrare i cittadini, andare a parlare con gli anziani, con i giovani, con le famiglie, con i genitori, capire quali sono i problemi, le bollette da pagare, non sono social, sono reali, il lavoro che non si trova non è social, è una realtà, cioè tutte le difficoltà che i nostri cittadini vivono sono reali, non sono virtuali, mentre le accuse che molte volte arrivano alla politica sono tanto virtuali. Ricordo che viviamo in un paese di tuttologi, no? Adesso ahimè non andremo ai mondiali, però saremo diventati tutti allenatori di calcio, adesso siamo tutti esperti di geopolitica, poi siamo stati tutti virologi, e quindi io credo che dobbiamo tutti quanti ridarci una calmata. La politica deve continuare in questa direzione della serietà, dell'approfondimento, perché la politica non può essere uno slogan, la politica non può limitarsi a un post su Facebook, ma deve essere studio, deve essere approfondimento, deve essere analisi, deve essere confronto, deve essere condivisione, e generare iniziative, norme, poi a livello locale delibere, iniziative comunali, e poi dobbiamo dialogare con la regione, dobbiamo dialogare con i nostri rappresentanti al Parlamento, dobbiamo dialogare con gli europarlamentari, non dimentichiamoci che molto dipende anche dall'Unione Europea, e quindi dobbiamo creare questa autostrada istituzionale che genera iniziative per continuare a migliorare la qualità della vita. Noi quello che chiediamo è un po' quello che dicevo prima, noi viviamo in un territorio che addirittura è molto alta e automaticamente dove le pretese, la sensibilità dei nostri cittadini sono altissimi, perché Treviso che ha per esempio la raccolta differenziata all'86,7%, i cittadini continuano a dirmi che secondo loro la città è sporca, è pulitissima, potresti camminare a piedi noi, però per loro la città è sporca, ma io non gli dico, ma vai a vedere una città, vai a vedere Napoli e poi confronto, gli dico
ok, continueremo ad investire, per continuare ad alzare l'asticella. Però quello che chiedo è quello che anticipavo prima. Dobbiamo diventare un paese meritocratico, dove chi studia, perché sennò è inutile che predichiamo lo studio, l'approfondimento, la passione, eccetera, se poi non vengono valorizzati. Allora, dico, noi siamo qui per fare un percorso e poi questo paese deve metterci nella condizione di poter esprimere il bagaglio di esperienza che abbiamo accumulato nei percorsi, sia amministrativamente parlando che politicamente parlando. Però ringrazio Antonio e ripeto, quello che sei riuscito a fare in questa occasione non è scontato e non è banale, anzi è un qualcosa di straordinario e fa anche capire che in realtà i giovani hanno voglia di politica, ma hanno voglia di questa politica, hanno voglia di confrontarsi con sindaci, con rappresentanti del Parlamento, con tutti i relatori che sono intervenuti in questi due giorni, perché hanno voglia di approfondire, hanno voglia di entrare nei temi in modo puntuale e soprattutto hanno voglia di generare idee, proposte e una visione non soltanto del Veneto, delle nostre città, delle nostre comunità, ma anche di un paese che guarda i giovani come una risorsa. E questa, come ho fatto io ieri, oggi lo fai anche tu Antonio, lo facciamo tutti noi, questa è la politica che parla ai giovani, che è qualcosa di fondamentale, perché troppe volte la politica ha parlato solo di giovani, senza però interessarsi e coinvolgere i giovani. Quindi vi ringrazio, per me è stata davvero un'emozione grande, vi aspetto a Treviso, ovviamente siete tutti invitati, prosecco e tiramisù, tra l'altro contribuiscono anche per il benessere psicofisico e poi ringrazio noi anche per i consigli di arredamento e di pittura delle pareti. Oggi torno a casa e dipingo anch'io la camera di Celeste. Tutti azzurro, azzurro libertà, va bene. Grazie. Antonio. Grazie. Grazie. Salutiamo Maria. Pronto? Ecco, ci sei. Ciao Anna Maria, ma credo, tanto grazie perché so che non è facile volevi essere qui con noi in presenza, giustamente, ma purtroppo non ha potuto essere, come avete sentito, il raffreddore e la tenuta lontana. Però ecco, si diceva. Oggi noi ascoltiamo anche i giovani, non solo i giovani parlano alla politica. Noi in questi due giorni abbiamo ascoltato i giovani, abbiamo parlato insieme con i giovani, abbiamo fatto comunità con i giovani ed è il motivo di crescita e di portarli vicino alla politica, all'amministrazione, alla bellezza di far politica, la bellezza di governare un proprio comune, una propria città o addirittura la propria nazione o regione. Io credo che questo sia stato il motivo di questi tre giorni, perché vedi, dai momenti di, lo dicevo prima, qualcuno, tu forse non l'hai sentito, qualcuno mi chiedeva stamattina, ma perché non l'hai fatto con i simboli dei partiti, no? Qualunque essi siano. Io ho detto no, l'abbiamo fatto perché crediamo che dei giovani abbiano delle idee, un progetto e delle proprie convinzioni di un'area di appartenenza. Se noi riusciamo a ricostruire quest'area, che chiaramente moderata, cattolico, laica, del fare, della concretezza, dell'ascolto, della serietà, della trasparenza, dell'umiltà. Sono tante parole importanti, ma che se messi insieme fanno la normalità della vita di tutti noi, del nostro percorso di tutti i nostri giorni. Credo che questo sia fondamentale, al di là di qualsiasi altra cosa. E amare, che è un'altra parola di una grandezza straordinaria, amare la propria comunità, amare, passatemi anche questo termine, il fatto di poter dare agli altri anche una parte di te stesso, credo che sia uno degli aspetti importanti. La politica è questa, è amare i propri cittadini, il proprio territorio e il futuro per ognuno di noi. Tutto questo è stato il perché di questa nostra ripresa di fare una scuola di formazione, e qualcuno ha detto ma siete dei pazzi, ritornate a scuola di formazione in presenza eccetera, ma oggi ancora di più dopo i due anni che abbiamo vissuto di lontananza serve ritrovarci, toccarci, passami questo termine, il fatto di vederci, di toccarci e non solo di vederci da lontano, e questo è stato proprio il DNA del percorso.
Anna Maria. Cosa tocchi? Tocca poco. L'aria, l'etere, il concetto delle cose, questo è fondamentale. Se no, che fai lì sullo schermo, lontana, senza non tocco, senza. Non tocco. Benissimo, allora su questo, grazie Anna Maria. Grazie. Bene. Allora, andiamo verso la conclusione, insomma, di questi due giorni. Io vado a prendere colui che chiuderà. Vieni qui. Eric Pasqualogna, lo mettiamo anche qui, perché lui ci farà un po' la sintesi di questi due giorni, insomma, di parole, di pensieri e di confronto. Eric, a te. Grazie mille. Intanto grazie a tutti voi. Il primo ringraziamento va a tutti coloro che hanno accolto con grande entusiasmo questa scuola di formazione, per noi è una grandissima soddisfazione, un grande orgoglio, quindi volevo in primis ringraziare prima ancora del senatore Beatrice Biasia che ha coordinato con noi tutta l'organizzazione, e su questo le donne sono imbattibili, quindi io ho fatto la parte minore, ma la spalla principale vorrei fare un grande applauso a Beatrice. Soprattutto in questo momento e soprattutto insomma a livello logistico è stata una cosa impegnativa. Ringrazio il sindaco Di Gaglio per la disponibilità, noi insomma ne approfitteremo nuovamente per promuovere le prossime scuole di formazione invernali, magari proveremo a fare winter school invece di spring school visto il tempo, ecco, però credo che insomma questa sia davvero una ripartenza importante. Abbiamo rotto il ghiaccio con questa scuola di formazione e se l'abbiamo fatto in primis grazie insomma al senatore De Poli che ha voluto promuovere fortemente questo evento, e credo che insomma Antonio non ha bisogno di presentazioni mie, che sono l'ultimo arrivato, ma credo insomma che incarni un po' tutte le doti insomma del grande politico, che sono anche quelle del grande amministratore, perché molto spesso si tende a scindere, no, la parte amministrativa, chi dice sono amministratore non sono politico, in realtà la politica è tutto, chi fa amministrazione fa politica, chi tende a distinguere i ruoli a volte credo che faccia un po' di confusione, e su questo insomma Antonio è stato ed è un grande maestro, soprattutto per la capacità di trasmettere a noi giovani quello che vuol dire fare politica, e credo che sia la mission principale di noi giovani amministratori, ma di tutti gli amministratori, tanti sindaci che sono qui, che è quello di tentare di veramente avvicinare i giovani al mondo della politica, trasmettergli la passione, cosa vuol dire fare politica, quindi questa è la prima grande dote. La seconda è quella di essere nel territorio, quanto è importante per noi, quanto lo fa Antonio in tutti i giorni della settimana, insomma da quando è Roma, che comunque è in contatto con gli altri tutti i giorni, ai weekend, al lunedì, noi insomma che viviamo Carmignano, e quindi senatore da Carmignano, siamo un po' preoccupati quando che torna, perché nei weekend, nei primi giorni della settimana, non è facile, non dobbiamo adattarsi agli impegni, perché chiaramente dobbiamo essere a disposizione, ma questo fa capire quanto sia importante dell'amministrare, essere presente nel territorio e fare squadra tra amministratori, che è la cosa forse più difficile, perché a volte si fa fatica ad andare d'accordo anche tra stesse giunte, stessi consigli comunali, quindi a maggior ragione fare squadra, andare d'accordo tra territori, tra comuni, diventa un valore soprattutto fondamentale per realizzare tanti progetti, questo è l'aspetto fondamentale, ma anche per dare risposta al territorio, che è molto più ampio rispetto al comune stesso. E l'altra grande dote è quella insomma di essere lungimiranti, no? Quando si fa amministrazione, tante volte ci si alza la mattina e si dice devo risolvere la busa della strada perché il cittadino me l'ha chiesto ieri, quindi devo dargli subito la risposta, devo risolvere la segnalazione, sono mille emergenze, mille imprevisti, ma poi la grande capacità degli amministratori è quella insomma di guardare a lungo termine. Quando si programma un'opera si parte da un'idea, si parte dalle risorse, bisogna capire come andare a recuperare quelle risorse, come programmarle, come costruire, come progettare, come seguire, come portare a termine, come pagare, come rendicontare, quindi c'è tutto un iter dietro al grande lavoro degli amministratori, e credo che questo ti sia anche un po' capito dalla giornata di ieri nei contenuti, cosa voglio dire amministrare, no? Dal sistema complesso che si diceva, ma
quello che era il messaggio invece che volevamo dare oggi, anche con l'esperienza di tanti amministratori, è quanto bello sia in realtà fare politica. Politica a livello proprio amministrativo. Si diceva ieri in una frase, quando si andava a sintetizzare un po' il contenuto della giornata, l'unico strumento per risolvere i problemi della gente è la politica. Quindi quando si parla di politica non si parla delle cose brutte, ma si parla di come dare una risposta a un pubblico cittadino. E credo che questa sia veramente la cosa più bella in assoluto che un amministratore, una persona possa insomma, fare per la propria comunità. E per fare questo ci si avvicina al mondo della politica attraverso tantissime esperienze, attraverso anche la scuola di formazione, che è dare contenuti, come abbiamo dato, in parte, ma è anche, voglio dire, fare l'aperitivo dopo la formazione, fare relazione, perché la politica è relazione. Senza le relazioni non si fa politica. E allo stesso tempo tanti amministratori che sono oggi sindaci, assessori, consiglieri, sono proprio partiti da gruppi di amici che si sono trovati, hanno fatto volontariato, hanno fatto, io mi ricordo quando sono partito io, andavamo a Chianciano al convention dell'UDC a suo tempo e gestivamo il bar della convention dell'UDC e abbiamo fatto gruppo con tanti amministratori giovani, con tanti giovani che non erano amministratori e tanti di quel gruppo oggi sono sindaci, sono consiglieri, sono assessori, quindi è un percorso della politica che va preso secondo me al largo, nel senso il giro non deve essere diretto, non deve essere un approccio insomma, che si fa solamente tecnico, ma deve essere quello della relazione, che è una cosa fondamentale, che credo sia insomma una missione, una cosa che noi in primis facciamo amministratore, amministrazione, facciamo politica, dobbiamo avere per insomma, avvicinare i giovani al mondo della politica. Quindi credo che questo esempio di formazione sia veramente un primo esempio. Vogliamo già, insomma, con Beatrice, con Antonio, stiamo già pensando all'edizione estiva, quindi sicuramente avrete notizie, insomma, in merito a questo. E se poi avrete consigli, avrete suggerimenti, insomma, se volete partecipare anche nel coordinamento dell'organizzazione, insomma, siamo sicuramente volenterosi nell'accogliervi e credo che, insomma, sia stata una bellissima esperienza che vogliamo riproporre e portare avanti con grande entusiasmo. Quindi grazie in primis a voi che ci avete creduto assieme a noi e grazie a tutti i partecipanti. Grazie Eric, grazie. Io volevo in chiusura ringraziare chi ci ha tenuto in questi due giorni. Esatto. Roberto Inciocchi. Robby, grazie Nicole. Grazie a tutti. Mario, tutti voi, un grande abbraccio e chiaramente Simo che ci ha fatto la regia da due giorni, il nostro staff tecnico, bravo Simo. Grazie a tutti, vai Roby. Allora, eccoci qui. 10 secondi per salutarvi, ne parlavo ieri con Antonio, sono diventato un uomo abbastanza pragmatico, cioè, per dire, faccio informazioni. Mi sono dimenticato di una cosa. Oddio. Che non ti abbraccio perché so fare. Dopo aspetta che dopo mi fa la problema. Dimmi. No, noi abbiamo, per chi ha partecipato, abbiamo fatto anche un attestato di partecipazione, come si fa nelle scuole di formazione, quelle serie, no? Così. In maniera tale che adesso chi ha partecipato almeno nella scuola di ieri o nei due giorni abbiamo gli attestati, quindi qui chi c'è oggi adesso poi i ragazzi lo daranno, ecco. E sia Erika che Beatrice consegnerà gli attestati, che credo sia un modo anche per ricordarsi che una scuola di formazione può avere anche un suo percorso nel futuro. Le cose, come dire, ci riportano un tempo, no? I tempi importanti ci ricordano, sono attestato, quando lo vedrete vi ricorderete di questo momento. No, stavo dicendo io, grazie a voi, perché insomma siamo stati tra amici, è stato veramente bello, perciò ringrazio tutti voi, ringrazio il senatore De Poli e poi a chiusura l'entusiasmo, il pragmatismo, la concretezza dei sindaci, l'empatia, no? Stare in mezzo alla gente, quante cose abbiamo detto in questi due giorni. Allora voglio lasciare con questo. La visionarietà, no? Abbiamo parlato ieri, cioè pensare in maniera diversa per creare futuro. Spaventiamoci quando pensiamo, ma io l'ho fatto sempre così. Allora lì ci dobbiamo un attimo, si deve accendere un campanello, perché se l'abbiamo fatto sempre così, magari andrà bene quel giorno, ma probabilmente non andrà bene domani. Senatore, grazie a tutti. Grazie. Arrivederci.
Grazie.